terzo giorno della nostra vacanza a Tokyo. Siamo fiaccatissimi dalla giornata di ieri, spesa a girare come dei pazzi. Quindi oggi abbiamo in previsione di fare un tour organizzato chiamato Tokyo Sky Tree e Asakusa Tour, che prevede praticamente percorso in pullman passando per la piazza del Palazzo Imperiale, National Light Building, quartieri di Ginza e Akihabara, che abbiamo fatto anche ieri, Tempio Sensoji, il tempio buddista più antico della regione e meta di pellegrinaggi tra tutto il Giappone. Nelle vicinanze del tempio si apre un grazioso mercatino di ventagli, kimono e souvenir. Poi si farà Tokyo Sky Tree, la torre più alta del Giappone, inaugurata nel 2012, è un edificio per le telecomunicazioni. Si visiterà il tempio Deck, situato a 350 metri di altezza. Il tour terminerà alla Tokyo Station verso 19:30. Allora, siamo al terminal del bus. Abbiamo perso mezz'ora per trovare il Sunrise Tour, che è la compagnia che ci ha organizzato il tour e che è dentro il World Trade Center e al bus terminal. Però dalla mappa che ci ha fornito l'agenzia sinceramente non si capiva che era dentro il World Trade Center, quindi abbiamo fatto fatica, abbiamo perso mezz'ora. Comunque fortunatamente eravamo venuti prima e niente, abbiamo consegnato il voucher e l'agenzia l'ha trasformato in questo, in due biglietti qua, questi due biglietti. Allora, noi siamo al gate 8, aspettiamo l'orario, questa cosina qua. Quindi, we will make a long drive and go to Asakusa, so our first stop is Asakusa, but we will drive to some sightseeing spots such as Imperial Palace and a National Light Building, State Guest House and a Ginza Shopping Area, Akihabara Electronic Town, and I go to Asakusa. Okay. And you have a free time. Just in front of you, you can see the white building with black roof. So that is one of the watchtowers. That is not the Imperial Palace. Imperial Palace is a green roof building behind the trees in front of you, but you can see the Imperial Palace. Al di là degli alberi, behind the trees, the tree, sono gli tree e albero. Ma dai. Adesso lo sai, allora. So greenery area in the old site of Edo Castle. So Edo Castle was located in 2 o'clock direction on your right, in street of Akihabara. So on your right, on the second floor, you can see the pictures of the main dome. Hai visto quanta gente? So on your right is the Akihabara station. Era meglio ieri sera, dai. Sì, no, è più bello di sera con le luci. No, non è finito il video, vi volevo solo dire che per quanto riguarda lo Sky Tree Tower e il Tempio Sensoji non ho fatto video perché insomma eravamo solo in tre a fare il tour, io, mio marito, una signora più la guida, e quindi insomma stare dietro la guida, parlare con questa signora, il casino di gente, non avete idea che c'è al Tempio Sensoji nonostante fosse agosto, e quindi insomma non sono riuscita a fare il video, ma ho fatto le foto. Quindi solo per queste due, diciamo, meraviglie giapponesi ho fatto le foto, e quindi vi lascio adesso alle foto e poi riprenderà il video normalmente anche per gli altri giorni. Sono riuscita comunque a fare video, solo questo caso, quindi ve lo dico solo questo. Ciao, vi lascio il video, anzi alle foto, ciao.
oggi è il quarto giorno, andiamo via da stiamo andando via da Tokyo per dirigerci a Takayama, l'altra tappa del nostro itinerario, però siamo dovuti venire alla Tokyo Station e abbiamo trasformato il nostro diciamo voucher del JR Pass in un JR Pass vero e proprio. Quasi 30.000 yen per una settimana, per prendere i treni super veloci. 30.000 yen per stare l'abbonamento di una settimana per gli Shinkansen, che poi dopo vi faccio vedere. E Nogoya. Dunque dobbiamo andare a Nogoya, poi cambiamo il treno per Takayama. Non c'è il diretto per Nogoya. Niente, ci hanno già riservato i posti. Ci hanno riservato i posti già. Sì, dovete venire, dovete chiedere al personale che vi fa il change del Japan Rail Pass in un Japan Rail Pass effettivo. Dovete chiedere la prenotazione. Per esempio, noi ora abbiamo un treno che però era full e quindi non abbiamo optato per prendere quello successivo e appunto riservare i posti. Il pass lo cambiate qua, in questi uffici qua. I treni dentro l'ufficio sono tutti scritti in giapponese, quindi non si capisce niente, nemmeno appunto il binario. Voto la metro comunque, ti sei ambientata con la metro? Sì, la metro è facilissima. Io quando ho visto la mappa la prima volta mi è arrivata per email mi sono spaventata. Invece è semplicissimo. Con i numeri e con i colori. E allora, abbiamo comprato il bento. Perché abbiamo comprato il bento perché noi facciamo il cambio mezzogiorno l'uno, arriviamo intorno alle 3, quindi non ce la facciamo a pranzare ed è abitudine dei giapponesi appunto fare portarsi il mangiare a sacco che si chiama bento. Il nostro Shinkansen è quello dei 1036 Hikari, si chiama. Dove salire, dove scendere, le persone sono tutte organizzate in appositi spazi, quindi anche quando sali le scale è un po' come in Inghilterra, devi mantenere una certa posizione per chi sale e per chi scende. E c'è la segnaletica per terra, poi c'è la segnaletica anche con questa qui gialla, che è quella per i ciechi. Vabbè, allora, questo è il nostro treno, praticamente la gente vedete che aspetta, è perché sono entrate le signore che fanno le pulizie, quelle vestite di rosa. Cambiano tutti i poggi a testa, vedo, sto vedendo adesso. Ah, le persone escano da quelle che sono arrivate prima, sono uscite con la sua differenziata, con la sua sportina dell'immondizia, hanno fatto la differenziata qua. E quello che ho visto infatti in Giappone è che non ci sono molti di questi, quasi dell'immondizia. Per esempio anch'io, visto che non la trovavo, mi sono fatta un sacchettino e me la tengo in borsa. E poi al momento che trovo l'immondizia o per strada o in hotel la butto via. Dunque, noi abbiamo prenotato, però nonostante questo siamo comunque organizzati in fila. Penso che tutta la carrozza sia riservata. Cestino al 14, alla carrozza 14. Noi siamo alla 15, abbiamo l'area fumatori davanti. La smoking area, cioè la prigione per i fumatori. Telefono, bagno, cestino in coda. E lo stesso cestino al 16. Esatto. Noi siamo alla carrozza più figa di tutte. Sì, quella servitissima. Quando arrivano i controllori o comunque lo staff deve entrare in una carrozza, fa sempre l'inchino, poi dice una frase e non so cosa dice, e lo stesso quando esce, si girano verso la carrozza e fanno l'inchino. This is Hikari Super Express bound to Shin Osaka. Allora,
arriviamo a Takayama, e a Takayama dormiremo in un ryokan, che praticamente è l'hotel tradizionale giapponese, con le camere in stile tradizionale. Sono curiosa di vedere com'è questo hotel. Allora, noi abbiamo scelto un itinerario dopo Tokyo, forse che ci permettesse di vedere il Giappone quello più tradizionale. E quindi dopo Takayama vedremo altri piccoli villaggi molto caratteristici. Comunque Takayama è uno dei posti, diciamo, turistici anche per gli stessi giapponesi. Oh, guarda, quello è il cimitero, il loro cimitero. Quindi, insomma, l'appuntamento ci ricolleghiamo poi quando arriviamo a Takayama. Vi faccio vedere un po' l'hotel, che è un ryokan, come dicevo, e insomma, e com'è il posto, com'è quello che si vede uscire dalla stazione. Ciao, Topo! Il nostro viaggio in Giappone continua, non perdetevi il prossimo video. Iscrivetevi al canale e alla playlist dedicata. Ah, mi raccomando, andatevi a vedere, a leggere anche il reportage che ho fatto sul blog, perché ho fatto delle belle foto e lì troverete anche dei contenuti che non trovate nei video, e quindi vi lascio il link sia nella descrizione che qui sopra il video. Ciao!